Edoardo Agnelli è stato assassinato? L'interrogativo viene rilanciato da Giuseppe Puppo, autore del libro 80 metri di mistero, la tragica morte di Edoardo Agnelli, Coenè Edizioni, con prefazione di Ferdinando Imposimato. Il 15 novembre del 2000 il corpo del figlio di Gianni Agnelli venne trovato sotto il viadotto della Torino Savona in provincia di Cuneo. In tempi brevissimi gli investigatori conclusero che si trattava di un suicidio. A 8 anni di distanza Puppo solleva alcuni inquietanti interrogativi. Indizi e sospetti, ha dichiarato lo scrittore in un'intervista rilasciata al settimanale Visto, mi portano a pensare che Edoardo Agnelli sia in realtà stato ucciso, mettendo in scena il suo suicidio. Nel volume si sottolinea fra l'altro che nessuno ha visto Edoardo Agnelli buttarsi da quel viadotto, in un tratto dell'autostrada dove transitavano 8 macchine al minuto. L'autore del libro ricorda anche che in quel periodo Edoardo Agnelli zoppicava e usava il bastone. Ci avrebbe messo almeno 2 minuti ad arrampicarsi sul parapetto dell'autostrada per buttarsi di sotto, aumentando le probabilità di essere visto.